Le sardine hanno una prerogativa, le sardine si muovono a banchi, seguendo comodamente le correnti. Si muovono a banchi seguendo le correnti. Se si presentasse un pesce di dimensioni ingenti, le sardine subito fuggirebbero e si dileguerebbero, ciascuna per la propria via. Per cui io alle sardine, che pure apprezzo dal punto di vista culinario, come è ampiamente noto, in Liguria, ma anche nel Piemonte, in cui ho vissuto per 26 anni, nel frigo c'è sempre la sardina, si usa moltissimo nell'alimentazione piemontese, sul peperone ad esempio, ma al di là di questa determinazione culinaria che testimonia il mio apprezzamento per le sardine, io preferisco il salmone, perché il salmone, sempre per rimanere nella fenomenologia ittica, è il pesce che procede contro tutto e contro tutti, controcorrente. Risale la corrente e va a deporre le proprie uova contro la corrente e quindi anche una sua progettualità il salmone, una progettualità che si determina nel gesto procreativo con cui si tramanda e si trasmette qualcosa a qualcuno. Quindi da questo punto di vista io preferisco il salmone rispetto alle sardine e soprattutto penso che sia opportuno organizzarsi, salmoni o sardine che si sia, contro gli squali della finanza, che sono il vero problema. Le sardine non sono il problema, evidentemente, e neanche la soluzione. Sono, a mio modo di vedere, il sintomo di un problema reale a cui forniscono una risposta irreale, perché evidentemente oggi è una cosa giusta e buona riscoprire la piazza, lo scendere in piazza, il guardarsi negli occhi, ma è, come dire, un vacuo esercizio che non fa presa sulla concretezza delle contraddizioni se si scende in piazza e non si comprende chi sia il nemico. La piazza delle sardine è una piazza politica, giustamente, e fare politica significa sempre comprendere chi è il nemico. Ora, pensare che il nemico oggi, numero uno, sia quello che loro individuano come tale, è a mio giudizio un grave errore, perché il nemico numero uno oggi si chiama mercato globale, si chiama precarizzazione del lavoro, si chiama Unione Europea, si chiama ce lo chiede il mercato. In sostanza, il nemico numero uno, per portare al centro un tema a me caro, è la globalizzazione, ossia il dominio dell'aristocrazia finanziaria, della classe dei globocrati che stanno massacrando i ceti medi e le classi lavoratrici grazie alle leve del debito e del competitivismo sans frontières. Di tutto questo purtroppo nelle azioni e nelle parole delle sardine non c'è traccia. Si è creato, per rimanere sempre nell'ambito, diciamo così, teratomorfico, nell'ambito mostruoso del nostro presente, si è creata una contrapposizione fra sardine e gattini. Che mentre confliggono fra loro in maniera surreale, non si accorgono che gli squali della finanza stanno sbranando l'Italia tutta, sardine e gattini compresi, si intende, no? Questo è il paradosso del nostro scenario. Ora, io sarei il primo a supportare le sardine se fossero un movimento contestativo rispetto all'ordine dominante. Sostengo però che non lo siano. Taluni, come la mia amica giornalista Enrica Perucchietti, si spingono a sostenere che ripropongono le sardine i moduli delle proteste organizzate dal potere stesso, come avvenne nelle proteste in Serbia, gestite e finanziate peraltro dai globocrati arcobalenici, tramite una forma tesa a creare confusione nel paese in questione. Io non mi spingo a tanto attualmente, mi limito a sostenere che sicuramente non individuano quale sia il reale nucleo contro il quale bisogna organizzare la critica e finiscono quindi per svolgere una funzione paradossalmente adattiva rispetto all'ordine dominante, perché operano come nell'ordine della divisione e della distrazione delle masse. Della divisione perché creano un conflitto fra sardine e gattini, che tutto l'interesse invece avrebbero a unirsi per confliggere contro gli squali che pasteggiano felici e indisturbati, e poi distraggono le masse stesse rispetto al problema reale. Oggi spero che sia noto a tutti che il problema reale non è il manganello fascista, che era il problema reale negli anni 30 del Novecento, quando appunto Gramsci era in pista. Ecco.
Il problema oggi si chiama, se vogliamo rimanere nell'ambito dei manganelli, manganello arcobaleno dei mercati, si chiama la violenza invisibile dell'economia di mercato. Quello è il nemico oggi, e combattere contro il nemico vecchio, quello che Pasolini chiamava con la sua formula efficace, fare dell'antifascismo archeologico, finisce in ultimo non solo per combattere contro un nemico che non c'è più, e se così fosse poco importerebbe, ma finisce per distrarre rispetto al nemico che c'è ancora e che sta mietendo le sue vittime, che si chiama globalismo dei mercati. Ora, io sostengo questa placida tesi e immediatamente vengo poi attaccato come fascista, paradossalmente. Io che non sono mai stato fascista in vita mia, che vi dirò di più, se fossimo negli anni 30 sarei anche antifascista con Gramsci, ma dato che oggi siamo in un altro contesto storico, io non sono affatto antifascista, per il semplice fatto che il fascismo non è più il nemico, non esiste più se non come, come dire, come folclorico rituale del passato. Oggi il nemico si chiama economia di mercato e usa l'antifascismo come sua variante ideologica. L'antifascismo, che ai tempi di Gramsci era giusto e legittimo, quando il fascismo c'era, oggi diventa una variante del pensiero unico dominante, perché serve a distrarre le masse rispetto alla vera violenza, quella dei mercati egemonici, e quindi svolge una funzione adattiva. Ora, ovviamente, questo messaggio, che mi pare socratico e placido, discutibile magari, ma pacatamente, è irricevibile da parte delle sinistre fucsie arcobaleno, quelle delle sardine, che subito diffamano un simile pacato argomento come fascista, quando in realtà il sottoscritto non è affatto fascista. Anzi, è lo stesso argomento che, per inciso, poche ore fa ha sviluppato anche il comunista Marco Rizzo, venendo anche lui etichettato come fascista, paradossalmente, dalle sinistre fucsie arcobaleno. Cioè, il problema oggi è che si utilizza il concetto di fascismo in maniera destoricizzata per attaccarlo come condanna a chiunque non sia allineato col pensiero unico della openness cosmopolitica, dei mercati liberal-libertaria, della classe dominante, della delocalizzazione. E poi, una volta attribuita l'etichetta di fascismo, si procede con i metodi del nuovo squadrismo fucsia arcobaleno, delle brigate fucsia, come io le ho definite, le quali usano i metodi che furono del fascismo, attenzione, in nome dell'antifascismo però. Cioè, quando si dice il fascismo sta tornando, vi è del vero in questa affermazione, ma il fascismo che sta tornando è la violenza che utilizza l'arma dell'antifascismo per massacrare, metaforicamente o talvolta sempre più anche realmente, quelli che non sono allineati con il nuovo ordine dominante. Questo è il paradosso su cui varrebbe la pena discutere. Ho fatto questo detour per dire che io non ho nulla contro le sardine, semplicemente ritengo che siano un'arma di distrazione, di divisione di massa rispetto all'ordine costituito, e se volete la prova provante di quanto ho detto la trovate nella reazione del potere, perché è evidente che se c'è una teoria o un movimento rivoluzionario, il potere reagisce organizzandosi per silenziare suddetta teoria o addirittura per impedirle l'accesso alla pubblica parola, nel caso più radicale. Un esempio su tutti: le giubbe gialle in Francia, no? Gilets jaunes in Francia, e lì è come se il potere ha reagito con il manganello, con la diffamazione, addirittura antisemiti, no? Ricorre questa categoria, perché ovviamente se tu diffami il tuo nemico come antisemita, il tuo nemico non ha più diritto nemmeno di parola, evidentemente, anche se non c'entra nulla poi di fatto con l'antisemitismo, no? Posto il fatto che nelle giubbe gialle c'erano due o tre antisemiti estremisti, islamisti pare poi che fossero. Ora, è giusto condannare quei singoli casi di antisemiti, ovvio, proprio come è giusto sempre perseguitare quelli che sono estremisti e portatori di violenza, ma quello che è illecito a mio giudizio è fare una sineddo, che è prendere i casi episodici per delegittimare un intero movimento, che nel caso delle giubbe gialle era un movimento che chiedeva salari, sovranità nazionale come baluardo di democrazia, meno globalizzazione, più diritti sociali, e come tali hanno ottenuto in risposta il meccanico impedimento, come lo chiamava Gramsci, del manganello e il silenziamento. Quando invece il potere reagisce in maniera opposta, cioè concedendo visibilità massima, prime pagine dei rotocalchi allineati con il verbo unico politicamente corretto ed eticamente corrotto, parole di elogio compulsivo, celebrazioni a reti unificate, allora è evidente che il movimento in questione non solo non è antisistemico, ma in qualche misura
giova al sistema stesso. Ecco, occorre interrogarsi su queste basi per comprendere il posizionamento delle sardine, a mio giudizio. Due numeri. Uno è un cognome e l'altro è una data. Ti stanno chiamando? No, il mio è religiosamente spento. Vero è che la tecnica ci... Il cognome è 30 e la data è 1989. 1989 che ricorre in quasi tutti i tuoi scritti. Sì. Puoi iniziare da 30 o puoi iniziare da 1989. Il 30 di cosa? Tu dici il... No, il 30 è il cognome. Ah, il cognome... Ah, ok, pensavo una data. Il 30... No, 30 data novembre. Su 30 non ho nulla da dire, nel senso che non saprei cosa... Non ti interessa? No, che non ho neanche seguito bene la vicenda, so che c'è una casa in mezzo, non so cosa è successo, non ho seguito bene la vicenda di bassa cucina politica, scusatemi se non me ne sono occupato. Sul 1989 qualcosina in più da dire secondo Ma me. Ma anche perché è la data ricorrente. Sì, sì. Allora, caduta del muro di Berlino, per intenderci. Sì, esatto. Io avevo 6 anni nel 1989, ma ricordo ancora le scene di quel tempo. Ora, a mio giudizio, il 1989 è il tornante decisivo della storia noi contemporanea. Per me, e questo del tutto a prescindere dal fatto che si sia comunisti o anticomunisti, di sinistra o di destra, a me non interessano queste dicotomie politiche, mi interessa riflettere sulla cosa stessa. Il 1989 corrisponde a un anno che deve essere non celebrato festosamente, come pure è stato fatto a reti unificate, anche questo è un dato interessante, quando c'è una celebrazione a reti unificate bisogna sempre drizzare le antenne della critica, ma deve essere celebrato come un giorno, come un anno di lutto, il 1989. Soprattutto per coloro i quali stanno al di qua del muro di Berlino, insomma, quello che ha vinto nel 1989, spero di non infrangere i sogni di nessuno, non è stata la libertà. Stiamo andando verso una società di controllo totale in cui neanche sarà più possibile usare il contante. Di quale libertà stiamo parlando? La libertà di essere controllati H24, la libertà che sta tornando nelle fabbriche con i braccialetti elettronici, i pannoloni per i lavoratori, di quale libertà andiamo cianciando? L'unica libertà che si è prodotta dopo l'89 è la libertà del mercato e della classe dominante, che non vedeva l'ora di poter agire mani slegate per massacrare senza pietà non solo le classi lavoratrici, che infatti hanno dall'89 ad oggi perso tutti quelli che erano i loro diritti fondamentali e le loro conquiste, tramite una fastidiosa retorica che ritorna spesso, che è il mot d'ordre del liberismo cosmopolita: avete vissuto finora al di sopra delle vostre possibilità, ora riadattatevi alla realtà. È il motto d'ordine con cui trasformano le conquiste e i diritti in privilegi, e in nome della lotta ai privilegi vi tolgono i diritti e le conquiste. Quindi per la classe lavoratrice è stato un bagno di sangue l'89 in Occidente. Per i ceti medi borghesi lo è stato ancora di più, probabilmente, perché hanno cominciato, per le classi lavoratrici in parte era già abbastanza non una situazione idilliaca prima. Per i ceti medi questa è la novità della Belle Époque post 1989, che il capitalismo vincente ha cominciato a massacrare anche i ceti medi, con i quali fino all'89 ha trovato una sorta di compromesso storico pro tempore. Dopo il 1989 il capitalismo vincente, vorace e non più limitato da ciò che stava al di là del muro di Berlino, ha cominciato a massacrare anche i ceti medi, pauperizzandoli, martoriandoli letteralmente, facendoli precipitare nell'abisso del precariato. È quella che viene dai sociologi chiamata l'eclisse della borghesia, che infatti oggi non c'è più, c'è una massa morfa di precari consumatori sradicati. Quindi l'89 non deve essere celebrato dai lavoratori d'Occidente, non deve essere celebrato dai ceti medi d'Occidente, deve essere celebrato da coloro i quali stavano al di là del muro di Berlino. Beh, capite che è un po' curioso dover dire che è stato liberato alla signora dell'ex Unione Sovietica che con la laurea in medicina viene a fare la badante in Occidente, o al medico che ha la laurea in Unione Sovietica che deve fare il precario in Occidente. È un po' curiosa questa concezione della libertà
che viene presentata dall'Occidente stesso. Gli unici che ne hanno beneficiato sono le classi dominanti che hanno da questo punto di vista, dopo l'89, sconfitto una forza che io, con i termini della teologia politica, chiamo il catecon, la forza che frenava il delirio di onnipotenza metafisico e ateo del capitalismo occidentale. Come diceva Pasolini, il comunismo in qualche modo aveva una sua idealità, una sua escatologia. Il vero ateismo è quello della civiltà dei consumi, quello della civiltà iperatea dei consumi. E infatti dopo l'89 quello ha vinto su tutto il giro d'orizzonte. Da questo punto di vista non sono stati liberati neanche loro, si è posto in libertà il capitale, soltanto esso, e ne stiamo pagando le conseguenze sulla nostra carne viva, dopo l'89 sempre più palesemente. Io dico con una formula che peggio del mondo diviso nei due blocchi poteva esserci solo ciò che è venuto dopo, cioè il mondo con un blocco solo, all'insegna dell'ipercapitalismo neoedonista, ateo e materialistico, che tratta il mondo intero come un unico mercato senza confini, con libera circolazione delle merci e delle persone mercificate, e che ha distrutto ogni baluardo. Tant'è che dopo il 1989, per inciso, la classe dominante liquido finanziaria ha battuto il comunismo, poteva passare ad aggredire l'ultima agenzia di resistenza rispetto al capitale, che erano gli stati sovrani nazionali, che è quello che è avvenuto. Cioè, fatto fuori un nemico, bisognava far fuori i nuovi nemici, e queste erano le sovranità nazionali che sono state aggredite immediatamente dopo l'89. Pensate all'Unione Europea, Maastricht nel 92, pensate anche a quello che è avvenuto in Italia con quella rivoluzione colorata, con quel golpe giudiziario che fu Mani Pulite. Bisognava riciclare, bisognava distruggere la vecchia classe politica ancora legata alla situazione diarchica pre-1989, fare spazio a una nuova classe politica nichilistica e a mercatismo liberista integrale. Furono gli anni degli imprenditori che trattavano l'Italia come un'azienda fra le altre, no? Nell'immaginario questo è interessante, no? L'idea che l'Italia sia un'azienda che deve essere retta con la logica aziendalistica segnava una metamorfosi decisiva. E poi naturalmente il 92, per rimanere in Italia, ma sono dettagli che pur hanno una loro incidenza, fu l'anno del Panfilo Britannia anche, no? Quella classe prima del 92 sarebbe stato impensabile, col muro di Berlino, che quelli venissero qui a decidere che l'Italia andava privatizzata, no? Sarebbe stato impensabile, proprio come sarebbe stato impensabile mettere il lavoro precario quando il sindacato andava a negoziare con gli industriali. C'era dietro il gigante sovietico che, come dire, faceva da deterrente. Oggi il sindacato, oltre alle colpe sue che pure ha, è irrisorio nella misura in cui non ha forza contrattuale rispetto al capitale, che infatti vince e si prende tutto in quello che io ho definito il quadro della globalizzazione. Ecco perché, dal mio modesto punto di vista, e so che la mia è una voce probabilmente isolata se non solitaria, il 1989 non chiede affatto di essere festeggiato, a meno che naturalmente non si faccia parte della global class dominante, perché altrimenti si festeggia un anno che andrebbe tutt'altro che festeggiato, e si fa la parte di quelli che segano il ramo su cui sono seduti, per dirla metaforicamente. Ci sono, sì, volevo dire quello, ma due